Da oltre 25 anni SunPower guida la rivoluzione fotovoltaica. Inventiamo nuove tecnologie fotovoltaiche, alziamo gli standard, battiamo i record e cambiamo le abitudini energetiche delle persone. Ecco perché chi conosce il fotovoltaico sceglie SunPower, the world's standard for solar. Esclusivista EnerSafe, Smart Energy, Centro Lucrezia della Valle, Catanzaro. Consigliere Caroleo, il problema Safe City è un problema sollevato dall'opposizione, lei invece ha risposto anche duramente dicendo che è per la sicurezza di Catanzaro, serve per la sicurezza di Catanzaro. Cosa dice l'opposizione a margine del secondo Consiglio Comunale? Io non mi preoccuperei tanto di quello che dice l'opposizione, anche perché in questo momento sta facendo solo ed esclusivamente populismo. È una cosa certa, certissima. Noi abbiamo bisogno di essere sicuri e di muoverci liberamente la nostra città, tant'è che da tutte le parti, e basta andare a leggere i giornali, si chiede sicurezza e legalità nella nostra città. Io penso che l'unico modo per poterci arrivare è proprio l'impianto che Safe City si sta attivando a portare avanti. Le critiche vanno soprattutto al costo, si parla di 23 milioni di euro, sempre secondo i dati dell'opposizione. Lei invece è gratis oppure solamente si pagherà per la manutenzione? Bellissima domanda. Se l'opposizione dicesse come stanno realmente le cose, noi non consumeremmo fiumi di inchiostro, non consumeremmo cartucce e ci potremmo dedicare ad altro. E questi soldi fanno parte del PON e sono già totalmente finanziati. Non possiamo stornarli. Poi e chiedere atti e documenti e ti renderai conto di come realmente sono le cose. Quindi la città di Catanzaro non pagherà nemmeno un euro? Neanche una lira, anzi, ti dirò, te lo dico lo stesso, anche se poi lo scrivo, che avremo un ritorno sotto tutti i punti di vista. Intanto noi non possiamo avere l'organico completo, almeno nell'imminente futuro, l'organico completo per quanto riguarda i vigili urbani, per cui noi affideremo anche a questo impianto il rilevamento delle multe, delle infrazioni stradali, e lo fa in automatico, per cui già un passo avanti, per cui recupereremo più soldi. Il progetto può anche essere ceduto, perché è il progetto che acquista la città di Catanzaro, per cui ci verranno i soldi. Per quanto riguarda poi la manutenzione, è irrisorio. Mo non voglio entrare, intanto ne discuteremo in consiglio, per cui è inutile andare a dire in giro quello che si fa. Comunque io mi auguro che si realizzi e che si realizzi pure questo, e non si spenderà una lira. Si può dire paradossalmente che in questi 10 mesi è cambiato.